Allora, ecco, una sconfitta sicuramente difficile da digerire, ma da capitano cosa ci dice e come si fa ad andare avanti e pensare subito a una partita difficile comunque? Difficile da digerire sino a domenica notte, poi da lunedì si deve voltare pagina e andare avanti e non tornare più sugli errori commessi, anche se in gran parte della partita abbiamo fatto una buona gara, anzi forse meglio di altre partite che abbiamo vinto, però sai, quando vinci tanti, diciamo, errori, no, vengono mascherati dai tre punti, quindi quando perdi risalta di più, viene più all'occhio quello che non è andato bene per il verso giusto. Però noi siamo maturi, voltiamo pagina e andiamo avanti per pensare poi di affrontare il Catania domenica. Senti, sull'occasione della traversa, lì hai trovato il tiro oppure era una palla tagliata in mezzo? Non era una palla tagliata in mezzo perché non c'era nessuno in mezzo. Io ho calciato, ho visto il portiere fuori, ho caricato il tiro e purtroppo è andata male. Forse 10 cm più basso avrei fatto l'Eurogol e forse saremmo a parlare di un'altra partita, però doveva andare così e andiamo avanti. La domenica eravate inseguiti, poi dopo siamo tornati a essere inseguitori. Come cambia la prospettiva? No, per noi non deve cambiare assolutamente, perché il nostro obiettivo è sempre quello e rimarrà sempre quello da qui alla fine, come lo è stato anche quando eravamo primi, quindi non deve cambiare nulla, pensare a noi stessi e andare avanti. Perché comunque bisogna sempre vincere. Siamo sempre, sì certo, e poi siamo sempre lì, quindi ancora è tutto aperto. Ecco, due giornate a Torromino, ma ci vuoi raccontare tu esattamente cosa è successo? Perché da quello che, da chi era lì vicino, addirittura ci ha detto che comunque non era proprio un vero e proprio fatto. In maniera così eclatante, poi ritrovarsi in queste predette due giornate. Non so, mi dispiace tantissimo per Giuseppe, no? Perché per noi, a prescindere se gioca o meno, no, l'abbiamo dimostrato tutti, siamo tutti importanti, no? Specialmente quando non giochiamo. E mi dispiace tanto perché lui è uno di questi e non essere con noi in queste due partite, speriamo una, fa un brutto effetto. Però secondo me l'ha interpretata male il guardialinea, perché l'arbitro non aveva visto nulla, cioè il guardialinea ha fatto tutto e ha visto Giuseppe che giustamente con la foga, no, che è arrivato per togliergli la palla, ha messo la gamba ma non l'ha toccato nemmeno, quindi il guardialinea per fare il protagonista secondo me ha sbandierato e ha voluto fare il protagonista. Poi l'arbitro mi ha detto: ma te non ti fidi dei tuoi compagni? Io mi fido del mio assistente. Ho detto: beh, stai parlando di, secondo me, due cose quasi diverse, no? Perché comunque un fallo che non c'era. Quindi mi dispiace, però andremo avanti anche per Giuseppe, più forti di prima. Al di là di questo, forse in queste ultime 10 partite è necessario tenere a bada anche la foga eccessiva e il nervosismo, no? Soprattutto dai elementi più esperti della squadra. Sì, sì, noi non ci dobbiamo snaturare per nulla. Noi dobbiamo essere i soliti che ci hanno portato fino qui dal 12 di luglio fino ad oggi e dobbiamo essere sempre noi stessi, a prescindere dal clima, l'atmosferico, dal terreno di gioco, noi dobbiamo essere noi e andare avanti per la nostra strada senza farci prendere dalla foga o da altre cose che non c'entrano con il campo. Contro il Siracusa stava per entrare Catturano e giocare in coppia con Marconi, quindi, che poi invece è accaduto contro il Francavilla, ma state provando e state lavorando su un'ipotesi anche di 4-4-2 per far coesistere i due attaccanti insieme? No, questa è una domanda che dovete fare al mister. Se noi comunque abbiamo dimostrato che noi siamo mentalmente aperti, noi giocatori, quindi qualsiasi cosa che ci viene chiesto noi abbiamo sempre fatta o provando a farla sempre al meglio, quindi questo toccherà al mister. Che cosa è successo nel secondo tempo di Marconi, perché non abbiamo ancora
Sì, infatti dicevo questo apposta, no? Perché il secondo tempo ci siamo fatti prendere, diciamo, dal vento e dal fatto che loro venivano a prenderci alti apposta perché per farci lanciare la palla perché c'era vento e noi siamo andati indietro a queste cose che non ci appartengono, no? Perché noi anche in difficoltà l'abbiamo dimostrato, abbiamo sempre giocato la palla a terra da dietro, anche rischiando, rischiando tanto, ma noi siamo questi. Infatti dicevo questo apposta perché noi dobbiamo essere sempre noi, a prescindere dal campo, dal clima. E siamo andati dietro, diciamo, al Francavilla, al gioco che faceva loro. E ci è andata male. Hai fatto un gol storico, numero 1500, purtroppo non si è visto. Sì, questo, cioè, personalmente, se mi fa piacere, no? Poi c'era Torromino che la sera prima mi diceva: tanto stai tranquillo che lo fai te, il 3500 è tutto scritto, non ti preoccupare, ma io anch'io me lo sentivo di farlo e speravo un epilogo diverso, no? Della partita. Purtroppo poi c'è stata la sconfitta, quindi è amaro, diciamo, il 3500esimo gol. Però mi fa piacere essere entrato nella storia del Lecce a livello personale, però avrei preferito che fosse stata un autogol e avremmo vinto la partita. Senti, Catania, che ricordo hai della partita di andata? Ha fatto bene di nuovo la squadra italiana? Sì, all'andata non meritavamo assolutamente la sconfitta. Ricordo sullo 0-0 che Cosenza prese il palo e poi è andata come è andata. Hanno cambiato allenatore, hanno cambiato anche modulo, se non sbaglio. Quindi domenica hanno perso col Melfi, saranno, no, incazzati, ma non dobbiamo esserlo più di loro perché comunque altrettanto abbiamo perso anche noi e noi ci giochiamo qualcosa di più importante di loro. Senti, in linea generale, riesci a trovare un pregio e un difetto a questo Lecce? Ma un pregio è che giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mesi dopo mesi, siamo cresciuti. Dall'essere in 3-4 all'inizio, essere rimasti dall'anno scorso e tutti giocatori nuovi, allenatore nuovo, non era facile, no, arrivare dove siamo adesso. Credo che nessuno a inizio anno avesse firmato per essere secondi a un punto dalla prima. E il pregio è quello lì, di essere stati bravi a crescere. E il difetto è questo qui, che quando pensiamo ad altro snaturiamo il nostro essere. Quindi bisogna migliorare questo. Infatti, ecco, quello che sta facendo questa squadra in questa stagione è incredibile. Ma a voi quanto dà fastidio sentire dire dall'esterno che il Lecce però è arrivato dagli altri? Che sembra esattamente il contrario. Se siamo qui, se siamo secondi a un punto dalla prima e Foggia è primo, secondo me ce lo siamo meritato, cioè tutti, sia noi che il Foggia che è primo. Ognuno si merita, no? Ciò che fa, quindi noi siamo secondi e meritiamo adesso di essere secondi a un punto alla prima, il Foggia è il primo e merita di essere primo. Assolutamente favoritismo non ne vedo, e poi cioè, che gli altri dicono quello che vogliono. Noi dobbiamo pensare a noi e a caricarci su queste cose qui per trasformarle poi in un atteggiamento positivo in campo e poi alla fine ne parliamo. Con il Catania, se non erro, Cosenza, tu siete diffidati? Sì, 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 io sono diffidato dalla gara del Cosenza. Santo Foggia, come bisognerebbe gestirla proprio a parte di questo genere? Sapendo di avere, insomma, questa ansia della diffida? Secondo me la partita di Catania è importante quanto quella col Foggia, perché passa tutto da Catania per andare a affrontare poi il Foggia. Ci sono altrettanti compagni importanti e forti come noi, quindi andiamo, ce la giochiamo tranquillamente, dobbiamo, per forza. Quanto peserà in questo mese invece l'assenza di Marco, un giocatore che ha giocato praticamente sempre? Sì, per noi Marco, cioè, è importante,
come lo ha dimostrato sia lui, vabbè, anche l'Inter, no? Fanno giocare sempre, però come dicevo prima ci sono altrettanti compagni che se sono nel Lecce è perché hanno lo stesso valore di Mancoso, di Lepore, di Cosenza, di Torromino, quindi il Giova Giova l'abbiamo dimostrato, secondo me farà lo stesso bene. Domenica si gioca in casa, portare un appello per riempire ancora di più questo mare del mare, è diventato un caso. Beh, noi sicuramente abbiamo bisogno, no, dei nostri tifosi, come ci ringrazio anche quelli che sono venuti sempre in trasferta, sia a Catanzaro che erano in 25, a Reggio Calabria, a Francavilla. In casa sicuramente è ancora più bello vedere lo stadio con sempre più gente, però quello dipende da noi e comunque mi aspetto tanta gente.